cose, è tutto colpa di questo nuovo codice se le cose non funzionano? No, o ci allora, sono altri problemi? Perché... Sì, io volevo sentire un attimo per non sentire, se no sembra che solo i sostituti napoletani abbiano fatto questa iniziativa, invece volevo sentire il dottor Curcio che è della procura di Santa Maria Capovetere, abbiamo visto un'ampia pagina che la interessava prima, lei l'ha seguita con attenzione, abbiamo parlato di Iovine, credo che sia anche competenza vostra, ma intanto se rispondo prima a questa domanda, è tutto colpa del nuovo codice o c'è qualcosa in più? Ma guardi, le inchieste di criminalità organizzata che vengono sviluppate con il nuovo codice non possiamo ancora giudicare se potranno avere un buon o un cattivo esito, in quanto i dibattimenti, perlomeno per quanto riguarda i grossi processi, ancora devono celebrarsi. Quindi non possiamo dare una risposta definitiva a distanza di 6 mesi dall'entrata in vigore del codice. Io mi chiedo però, abbiamo visto prima quei firmati su Pesco Pagano, eccetera, facciamo questa ipotesi. Sembra che casualmente... per market della droga la sua zona. Facciamo questa ipotesi, che casualmente a quell'omicidio avesse assistito qualcuno che poteva dare delle indicazioni utili per le indagini. Io mi chiedo se in quella zona così dominata dalla criminalità organizzata questo testimone potesse poi essere serenamente escusso, sentito, diciamo, al processo, al dibattimento, per poterne acquisire la relativa prova riguardo a questo fatto. Quindi in realtà è necessaria, mi sembra, anche un potenziamento di quelle strutture di supporto della magistratura della protezione dei testimoni, tanto per dire. Il processo alla Perry Mason si può fare in uno Stato che controlla il territorio, laddove la fonte testimoniale è fondamentale, laddove il testimone viene sentito in una situazione di ideale tranquillità, per cui accusa e difesa fanno le domande e le risposte. Ma dove ci si trova? In una zona in cui il testimone... Zona di guerra, diciamo, esatto, così. In zona di guerra, in cui lo Stato non controlla, perché, diciamo, non controlla il territorio come dovrebbe. Ebbene, in questo caso ci troveremo di fronte a grossissime difficoltà. Qui è bene dirlo subito, insomma. Ecco, questa è la mia opinione. Ecco, Franco, sì. Io mi pare che questo sia un tema molto importante, perché nel loro modo, diciamo, un po' oscuro, però i giudici di Napoli stanno ponendo dei problemi grossissimi. E quest'ultimo giudice che adesso parlava mi sembra dica una cosa importantissima. Prima dicevamo di Coco e del suo garantismo, però il fondamento di ogni garantismo è il fatto che poi lo Stato è più forte della delinquenza, perché se lo Stato è più debole non c'è garanzia che tenga. Allora io le cito quello che ha detto oggi Bettino Craxi a Repubblica, quindi voglio citare ormai un uomo che si pone quasi al di sopra delle parti in Italia, e dice: noi non possiamo affrontare la catastrofe delinquenziale con i mezzi ordinari di repressione. Quello dice Craxi nella sua intervista a Scalfari. Lei che dice? Ma io non credo che si riferisse a strumenti legislativi eccezionali, almeno così penso. Credo che si riferisse alla necessità di un impiego massiccio di mezzi, strumenti materiali, umani e legislativi ordinari, non eccezionali, riguardanti questa materia. Quello che ha detto il collega è verissimo. Un processo, certo, ma anche strumenti giuridici, soprattutto strumenti di indagine anche, no? Certamente, ma anche un quadro normativo di riferimento che consenta a questo nuovo processo di poter decollare. Il collega si riferiva proprio al problema dell'oralità a cui è improntato il nuovo processo penale e quindi alla necessità di avere persone che al dibattimento sostengono come si sono svolti i fatti. Persone che parlano, persone parlanti, ma questi sono i fatti di mafia, lei... Ma io credo che avviene se ci sono le condizioni perché ciò avvenga. Ma poi i pentiti non vengono protetti, si lamentano. Quindi è il problema di trovare dei rimedi giuridici adeguati per consentire a queste persone, a questi soggetti, di poter parlare nelle condizioni in cui non debbano sopportare rischi eccessivi per l'incolumità personale. In America c'è un programma di protezione del test efficacissimo. E di questo noi parliamo ormai da anni.
c'è stato un... Il convegno dei pentiti, lei l'ha sentito? No? Sì, però... Sono proprio arrabbiatissimi dello Stato perché, vabbè, a parte decine di ammazzamenti in tutte le famiglie dei pentiti, loro lamentano una mancata protezione. E proprio questo è il punto. Il pentito, o comunque il teste, non può essere utilizzato, spremuto e buttato via. Sono problemi di credibilità dello Stato. Ecco, io la fermo qui anche perché dopo, avendo questa ghiotta occasione della bella, alla fine qualche domanda in più le dovrò anche rivolgere. Franco? Sì,